ragazze e bentornati nel canale. Finalmente riesco a filmare un video normale, quindi non di The Sims. Come avete letto dal titolo, per il video di oggi ho deciso di mostrarvi alcune cosucce che ho comprato, altre cosucce invece che mi sono state inviate da delle aziende per fare un mega haul. Preparatevi perché qui c'è di tutto e di più. Robe che vanno di moda su TikTok, delle cosucce per quanto riguarda snack strani, particolari, quindi insomma preparatevi, io direi di iniziare subitissimo. Vi faccio vedere le cose alternate, una cosa che ho acquistato e una cosa che mi è stata inviata da delle aziende. Allora, parto con questo bottino di... oddio, cerco di prendere tutto insieme... di gioiellini. Questo è un ordine che ho fatto dalla paginetta Instagram Le scintillanti follie di Ale e vi faccio vedere ovviamente molto velocemente tutto ciò che ho acquistato. Avevo bisogno di fare un po' di cambi di gioiellini e soprattutto mi servivano anche per quanto riguarda i make up di Instagram. Quindi innanzitutto ho acquistato questi due fermaglietti. In realtà questi fermaglietti li potete far fare di qualsiasi altra forma, colore, tipo di glitter o altro. Io ho fatto fare questo qui rosa con i glitter olografici e questo qui trasparente con questi glitter che fanno effetto tipo magic, un po' sirenoso, quindi sì, eccoci. E mi piace tantissimo, soprattutto per le foto fa un effetto assurdo. Poi ho acquistato questi orecchini che vedete indossati adesso, sono dei cerchietti con degli orsetti gommosi, praticamente la caramellina, e ho scelto questi qui, ovviamente ce l'ho anche da questo lato, li ho scelti anche fucsia, poi non a cerchietto ma a perno viola, eccoli qui, non so se adesso vi sto facendo la ripresa da vicino ma sicuramente. E a perno sempre questi qui trasparenti con i riflessi sirenosi, che in pratica sono gli stessi riflessi di questo fermaglietto. Poi questi due cerchi, in realtà non sono dei veri e propri cerchi perché sono dei cuoricini viola, però fatti simil cerchi. Poi questi qui sono cerchietti piccolini con il, non so voi come lo chiamate dalle vostre parti, però insomma è tipo il cornino, il peperoncino, uno bianco e uno fucsia. E infine questi orecchini molto 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 belli, dorati, quadrati, che solamente su un lato sono ricoperti praticamente da questi svaroschini, come si chiamano? Non lo so, brillocchi, non so come si chiamano, comunque effetto tipo un po' arcobaleno. Adesso invece passiamo a una collaborazione. Allora signori, vi mostro la collaborazione con Tijin, che fa praticamente occhiali sia da vista che da sole, e mi hanno detto: guarda Fabiana, noi ti diamo libera scelta, scegli tre paio di occhiali e te li mandiamo, così li fai vedere e ci fai sapere cosa ne pensi. Io ho scelto appunto tre paio di occhiali assurdi, raga, preparatevi perché sono veramente qualcosa di assurdo. Allora, innanzitutto aprendo troviamo sia la pezzolina per pulire gli occhiali che gli occhiali all'interno di questa pochettina, questo contenitore carinissimo. Prendo anche l'altro, eccoci qui. Direi di partire, andiamo in ordine, dai più grandi e pazzi ai più fini, e forse anche questi qui sono un po' pazzi. Allora, partiamo da questi appunto che sono i miei preferiti, e sono gli unici con le lenti blu. Io adesso lo so, sicuramente ci sarà il riflesso della luce, però pazienza, ve li devo far vedere. Allora, raga, questi qui appunto hanno le lenti per le luci blu, quindi se magari dovete studiare al computer, al cellulare, al tablet, dovete guardare la TV, queste lenti diciamo vi salvano la vista. E questi appunto sono i miei preferiti, però sono un po' larghini, quindi devo andare a farli stringere un po'. Secondo paio, vediamo, sono questi? No, sono questi qui della linea tartarugata. Le parti laterali sono fine, ma la parte davanti è un mix tra il fino e il doppio. Oddio raga, sono zozzissimi. Comunque appunto della linea tartarugata. E questi qui praticamente ho deciso di farli fare graduati appena farò la visita, perché non ci vedo più. Quindi sì, farò fare questi qui. Ultimo paio, il più semplice. Raga, ma di una semplicità assurda, ma allo stesso tempo particolare. E dov'è? Ecco qui. Sono rose gold, quindi oro rosa, raga, sono finissimi, ma
Sono, aspettate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanno 8 lati, quindi non sono né tondi né squadrati, ma hanno 8 lati, anche questi pazzeschi. Quindi se dovete acquistare degli occhiali da sole o da vista, vi straconsiglio questo sito. Non me lo aspettavo, cioè sì, già in realtà quando andate sul sito si vede che comunque gli occhiali sono molto molto belli, però alla fine, fino a quando non vi arrivano i prodotti, quindi non li testate, non toccate, non sapete effettivamente la qualità. Quindi raga, sì, sono rimasta a bocca aperta, vi straconsiglio tutto quanto su questo sito. Andando avanti, passiamo a una cosuccia che è famosissima su TikTok. Allora, in realtà, sapete che io ho un secondo canale. Sul secondo canale, che ho aperto in realtà da poco, in realtà devo rimettermi a fare i video perché non li faccio da qualche mese, lì parlo solamente di beauty. Beauty significa, nel senso, il mondo della bellezza in generale, quindi può essere la skincare, capelli, il make-up, unghia, insomma tutto quel mondo lì. Quindi vedrete a breve su quel canale il video spacchettamento di quelle cose beauty che ho comprato, però volevo comunque inserirvi due cosucce per darvi degli spoiler. Prima cosa, appunto, che è famosa su TikTok è questo siero qui, è un peeling chimico del brand The Ordinary. Io in realtà questo l'ho già provato qualche anno fa e mi piaceva da morire, però non so per quale motivo tra l'anno scorso e quest'anno è diventato famosissimo tramite TikTok. E questo siero qui, adesso capirete subito di cosa sto parlando, questo siero che sembra quasi sangue quando si va a mettere sul viso, un mix tra vino, sangue, non so, vabbè, comunque va a rimuovere tutte le cellule morte della vostra pelle. Funziona in pratica come se fosse uno scrub, quindi quando noi facciamo degli scrub e andiamo a massaggiare sul nostro viso, andiamo a levare tutta la parte morta. Questo qui ovviamente invece si va a mettere sul viso, agisce i suoi 10 minutini e stop, noi non dobbiamo fare nulla. Ovviamente è molto molto forte, quindi si fa una volta alla settimana, se non proprio una volta ogni 10 giorni. Quindi mi raccomando, se lo acquistate, ovviamente non lo acquistate se siete troppo piccolini o piccolini, almeno comunque da età adolescenziale potete iniziare, non prima. E quindi mi raccomando, se lo acquistate, non si fa tutti i giorni e soprattutto i 2 giorni dopo averlo utilizzato non dovete esporvi alla luce solare, ovviamente a meno che non mettete una protezione solare alta. Quindi questo qui l'ho preso su Beauty Bay, ma insieme a un'altra cosuccia. Invece per quanto riguarda un altro ordine beauty, su Biobotique La Rosa Canina ho comprato questa maschera qui di Giada Cosmetics. Però perché ve la sto facendo vedere? Raga, mi è sconvolta. Ho comprato questa maschera, a parte il fatto che è gialla come il tubetto, è una maschera tonificante effetto freddo. Adesso io ho immaginato qualcosa di, non lo so, per quanto riguarda la profumazione, comunque una piccola sensazione sulla pelle. No raga, ogni volta che la metto voglio morire. Sì, l'effetto che lascia la pelle dopo è molto molto bello. Il problema è che l'ho utilizzata 2 volte e tutte e 2 le volte ho pianto perché era troppo troppo freddo e mi bruciavano gli occhi. Ho detto tutto. La testerò ancora ovviamente e ve ne parlerò meglio però su Instagram. Passiamo invece adesso ad una collaborazione. In pratica raga, questa mega busta con degli snack la teniamo per ultima. Quindi adesso abbiamo questo pacchettino di una collaborazione. Il brand Fresh & Go mi ha fatto scegliere 3 tipi di lenti a contatto dal loro sito. Io ho scelto delle lenti un po' particolari perché voglio fare dei look un po' strani, sia per TikTok che per Instagram, quindi preparatevi. Però mi hanno fatto anche una sorpresa, quindi oltre ad avermi inviato delle lenti a contatto che adesso vi faccio vedere, abbiamo in pratica questa qui che ho a portata di mano, che è tipo verde mela. Poi in questo pacchetto c'erano, raga, se non sbaglio, quelle lì tutte bianche, niente di che, sono semplici bianche, fanno effetto tipo zombie per dei make-up horror. E poi mi hanno inviato anche delle lenti, vi metto magari il make-up qui, che sono tipo lime, fluo, sparaflesciante. Ho fatto questo make-up che in pratica è ispirato a uno dei filtri di TikTok, quindi quello lì del pagliaccio che si muove, tutto un po' psichedelico. E appunto, dicevo, mi hanno fatto una sorpresa perché io mi aspettavo semplicemente queste 3 paia di lenti. Invece mi sono trovata questi 3 robini, cioè adesso ve ne mostro uno, però in realtà sono 3. Sembrano un profumo. Quando l'ho visto ho detto: scusate, ma che cavolo sono? In pratica, cliccando qui sopra,
apro, ok. All'interno abbiamo lo specchio, mannaggia, ho fatto riflesso, abbiamo lo specchio, una boccettina per mettere il liquido per le lenti a contatto, una pinzetta per prendere le lenti a contatto, un aggeggino per ci sono dei peli del mio cane sopra, va bene? Vabbè, un aggeggino per prendere dal vostro occhio la lente a contatto, più il portalenti a contatto, qui, sì, qui dentro infatti ho delle lenti, e l'ho trovata una genialata assurda, perché non so voi, ma chi di voi mette le lenti a contatto per uscire sa che si deve portare dietro almeno il liquido con il portalenti a contatto nel caso dovete levare, dovete fare qualcosa. Qui avete tutto l'occorrente senza magari rischiare di perdere robe in borsa, in più avete anche lo specchietto, quindi scioccata raga, scioccata. Quindi grazie mille Fresh & Go. E adesso passiamo all'ultima cosuccia. L'ultima cosuccia che appunto è la busta delle meraviglie con un ordine che ho fatto io. L'ordine che ho fatto è dal sito Prozis, principalmente vende articoli sportivi sia per quanto riguarda l'alimentazione che per quanto riguarda che so, integratori, abbigliamento sportivo, ma no, manubri non lo so. Comunque insomma tutto ciò che riguarda il mondo dello sport. E io principalmente acquisto sempre degli snackini particolari, perché quando mi viene voglia di cioccolata, di patatine, di quelle cose così, almeno so che queste cose le posso mangiare perché sono proteiche e fanno bene. Iniziamo subitissimo, ho ricomprato il mio amato burro d'arachidi, così posso iniziare a fare di nuovo i pancakes proteici. E questo qui è il burro d'arachidi al cioccolato, che l'ultima volta, raga, mi è piaciuto talmente tanto che ho detto ok, non compro più quello classico, ma riprenderò sempre questo qui al cioccolato. Poi questo pacchettino mini di popcorn ricoperti di sea salted caramel, dovrebbe essere caramello salato e cioccolato belga. Mamma mia, è molto piccolino, però insomma si può fare un assaggino. Poi queste patatine qui proteiche, vabbè insomma comunque tutte le cose che ho preso sono proteiche. Queste patatine qui, e queste sono al gusto sweet chili e sour cream flour, quindi dovrebbe essere peperoni dolci e sour cream, tipo panna acida, oddio non mi ricordo se è panna acida, comunque vabbè queste qui. Poi porridge al caramello. E poi ho preso, vi faccio vedere solamente un sacchetto, ma in realtà giù ce ne sono altri due. C'era l'offerta prendendone uno, cioè no, ne prendevi tre, ma in realtà ne pagavi solamente uno. Ed è questa avena istantanea al gusto cookie. Ma in realtà io che l'ho provato già precedentemente, vi posso dire che questo gusto cookie è uguale al gusto dei biscotti della Plasmon. Raga, per favore ditemi che li avete assaggiati, biscotti della Plasmon, li abbiamo mangiati tutti quanti da piccolini, quindi questo gusto è lui, è lui. Quindi appunto tre bustine di questo, poi della Zero Bar, in realtà ce n'era un'altra ma ho fatto colazione stamattina, questa qui è una Zero Bar altamente proteica al caramello, quella che ho mangiato questa mattina invece era il burro d'arachidi. Non mi piace il burro d'arachidi, perché no, perché devo dire. Questo Zero Wafer, raga mamma mia questi capelli mi stanno dando fastidio, al gusto Oreo. E infine ho preso, sempre tipo per quanto riguarda le offerte, due di queste barrette qui al cioccolato. Queste qui sono Milk Chocolate Crunch, quindi cioccolato al latte, ma all'interno ci sono dei pezzettini di non so se biscotto o altro. Quindi appunto sì, ne ho pagato uno, ma in realtà ne davano due. Quindi raga, momentaneamente questi sono tutti i miei acquisti più cosucce che mi sono state inviate nel periodo. Se siete interessati a vedere invece cosa ho acquistato per il lato beauty, correte ad iscrivervi sul mio secondo canale, si chiama Fabiana Siri, quindi è il mio nome e il mio cognome, perché pubblicherò appunto quel video la settimana prossima. Quindi raga, che altro dirvi? Finalmente posso mettere un po' di robini a posto, perché mi ero conservata tutti quanti i pacchetti e adesso ci sarà molto molto più ordine. Quindi allora raga, che altro dirvi? Come sempre spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!